15 secondi. Ce l'hai altri due minuti. Noi ci abbiamo più web documenti. Ah, 180 secondi. 120 secondi per due. Prendetevi in sono le 4. Arriva a Milano adesso. Allora, innanzitutto ci facciamo voi presentare prima. Presentate voi prima. Presentate voi prima. Va bene, stiamo arrivando. Sei pronto? Ci arrivato. Andiamo. Aspetta, ma sei pronto? Ma stai mettendo d'accordo? Allora, questo bisogna spedirlo da altre studi. Altra communication. Proprio fisicamente. Devi mandare i miei. Come si chiama? Blog. 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 Ok, allora nella timeline sotto abbiamo sempre la possibilità di avere un blog personale della signorina. Ok, può essere un'idea carina. Sempre del personale. Questi sono dei capitoli comunque. Certo, se non prendiamo le vostre offerte. Davide è uscito a fumarsi la sigaretta esatto. Allora, secondo me conviene che noi rimettiamo il tavolo un po'. Vabbè, intanto mentre loro mandano la mail, così presentano qui e voi vi vedete insomma. Cioè, non serve che rispostiamo proprio tutti i tavoli, basta che siamo tutti lì, guardiamo verso il cazzo, ma sennò la presentazione. Solo fare un obiettivo. Allora, dovreste avere una mail da parte mia, però è una roba loro. Sulla mia? Non so, credo lo stesso io a te. Lui? Come sì, ma adesso mando la mia mail. Ma dice la tua. Sì, ho mandato prima la sua mail. Le ragazze del corpo, sono un po' anziate.
pronti? Allora. Ah, ok. Il progetto scelto è il terzo, quello del nostro gruppo, X Factor. Allora, il prodotto finale è il web documentary che scoprirà l'X Factor di 6 persone comuni che hanno un'ambizione particolare. Le storie saranno scelte tramite un web contest lanciato dal programma in TV e sul portale del format. Ok. Allora, chiunque può parteciparvi caricando sul sito delle clip, in cui l'utente presente descrive la propria idea, la propria ambizione, insomma. Si proporranno, ad esempio, storie di ragazzi che sognano di aprire una propria attività, di realizzarsi artisticamente o più in generale di realizzare il proprio progetto di vita. Allora, il pubblico voterà queste proposte in TV e anche gli utenti web contribuiranno al voto e ciascun sogno, di sei finalisti, sarà accoppiato ai sei finalisti della gara musicale. Quindi il vincitore vedrà realizzato il proprio sogno. Il web documentary permetterà di esplorare le storie personali e i progetti dei finalisti tramite l'utilizzo di mini documentari. Allora, in che modo noi pensiamo di poter aumentare l'audience? Sfruttando la potenza di fuoco comunicativa della trasmissione. Spiega che il cantante vincitore fa vincere la... Sì, allora, l'ha detto, ogni cantante ha accoppiato... Ok. Bene, perfetto. Dicevamo, sfruttando la potenza di fuoco comunicativa della trasmissione, inviteremo gli spettatori a fruire delle nuove storie che verranno create e collegate emotivamente agli idoli cantanti del format.
Cioè la persona che vota non solo vorrà sostenere la persona che canta, ma si immedesimerà anche con la persona che ha un sogno personale, di qualunque tipo. Un altro motivo per cui dovrebbe essere centrato l'obiettivo di aumentare il target sta nel fatto che non è la persona che si parlerà non solo di sogni musicali, quindi di realizzazione personale a livello artistico, ma sogni anche molto comuni, ma nello stesso tempo straordinari, perché avranno dentro di sé il famoso X Factor. Che ne so, abbiamo pensato a persone che amano ballare, vogliono diventare, che ne so, Étoile, oppure persone che hanno scritto un libro che per anni l'hanno tenuto in un cassetto, oppure persone che dipingono però in maniera apparentemente amatoriali, ma che in fondo conservano un grande estro mai condiviso. Non solo, per esempio abbiamo pensato anche ad una persona che vorrebbe costruire da solo la propria casa, di qualunque tipo, cioè mi vengono in mente solo quelli adesso, però anche molto una persona che vuole aprire un'attività, che ne so, ha sempre amato gli animali e vorrebbe dedicarsi completamente a questo. Va bene. Inoltre un altro obiettivo che potrebbe essere raggiunto con questa operazione è ribadire ed accreditare il marchio X Factor in una veste nuova. Sì, il talent non offre solo modelli legati allo spettacolo e all'esibizione, ma si proietta verso la vita reale, intima e domestica. Senza mettere in contrapposizione i due mondi, cioè quello delle scene, quello di esibizione, quello domestico, ma legandoli indissolubilmente nel rapporto idolo-concorrente. Allora, quali secondo noi sono i punti di forza di questo progetto? Allora, sono quelli già propri della trasmissione. Quindi, che ne so, il sogno, l'ambizione, ma potenziati. Un primo punto di forza è l'ambizione, che è presente nella trasmissione e anche nel nostro progetto. Ma questa volta l'ambizione si sposta dal mondo dello spettacolo alla vita reale. E poi un altro punto di forza della trasmissione è il meccanismo del giudicare. Una persona guardando la TV giudica, esprime un giudizio che può anche materialmente esprimerlo con un voto, proprio materiale. E qui il meccanismo rimane lo stesso, quindi le persone che partecipano a questo contest giudicano. Quindi la formula game su cui si basa il format è potenziata nel nostro progetto, perché un pubblico più vasto potrà giudicare e scegliere le storie da premiare. Anche quelle persone che non sono interessate al canto, per intenderci. Un punto di forza in più nuovo rispetto a quello del format televisivo che noi pensiamo abbia questo progetto è il fatto che è outstage.
l'ambiente in cui si svolge l'azione non è più solo uno studio televisivo, ma include tutto ciò che è lontano dai riflettori. Esatto. Ok, scendendo nel tessuto sociale del partecipante al context collaterale. In questo modo noi crediamo di poter acquisire un nuovo target di pubblico. Una volta che l'user accede al progetto, seconda pagina, ci si presentano le 6 storie selezionate durante il concorso. Possiamo vedere sia il protagonista, Aldo Pittore o Silvia Scrittrice, associate al cantante. Subito dopo l'user sceglie la sua storia che vuole seguire. Seconda, terza slide. E ci si presenta una timeline
dove l'utente può seguire ogni singolo argomento, il personaggio piuttosto che la performance o la storia che lega il personaggio. Sì. Sì, per l'individuo, per il personaggio che è stato selezionato, per la storia che è stata selezionata. Quindi il fotografo anziché il scrittore, quindi sulla timeline ci sono gli eventi biografici. Sì, sulla timeline sono presenti gli eventi biografici del personaggio scelto, tematici. Sulla destra vediamo un box per Facebook per interagire tramite social media. E c'è anche una possibilità per il personaggio scelto di interloquire con gli utenti finali. Finito? Ok. Ok, ci sta cercando. Grazie. Vabbè, raga, allora, un applauso pure. Il nostro progetto lo possiamo presentare davvero in due parole. Noi ricordiamo le premesse dalle quali siamo partiti, cioè un budget. Cosa? Noi abbiamo un budget di $300,000 o euro. Okay. Abbiamo un target maschile abbastanza ampio, 18-34, e dobbiamo portare avanti una campagna per promuovere l'uscita del film Gravity. Allora, noi siamo partiti dalla premessa che il nostro prodotto deve essere molto efficace in un periodo di tempo relativamente breve, che sono le 4 settimane precedenti all'uscita del film e le 2 settimane, le 3 settimane successive all'uscita del film per sostenerne, come dire, il pubblico. E fondamentalmente abbiamo deciso di sviluppare un videogame, una specie di piccolo videogame attraverso una multipiattaforma, attraverso la tecnologia Unity, che si basi appunto su un gioco che ci permette di utilizzare, che ne so, il giroscopio dei tablet o degli iPhone, oppure le frecce della tastiera, per rivivere in un certo senso parte dell'esperienza dei protagonisti del film. It's a Unity project, è un progetto Unity, quindi è multipiattaforma. Noi spenderemo la maggior parte del nostro budget per sviluppare questo gioco, perché punteremo molto sulla giocabilità e sul fatto che il contenuto in sé
possa essere facilmente shareabile, facilmente possa diventare virale, quindi punteremo molto sulla giocabilità. Noi investiremo 2/3 del nostro budget, 200.000 euro, sulla produzione del gioco. Il gioco sarebbe sostenuto con un terzo del budget, quindi con 100.000 euro, con una campagna media. Una campagna media costituita, diciamo, da una serie di azioni. Quindi intanto ci coordineremmo con il resto della campagna di promozione del film per avere una promozione, diciamo, di questo gioco. Il gioco stesso, diciamo, è inserito all'interno di un concorso, per cui i primi 1.000 vincitori del gioco avrebbero un biglietto gratuito per assistere, per vedere il film. In più noi avremo una campagna su MyMovies, che è il principale sito di informazione cinematografica italiano, di 2 settimane prima dell'uscita del film. Una campagna, diciamo, AdSense Google, e una parte del budget su Facebook per promuoverne, come dire, lo share. Il gioco consiste fondamentalmente nel fatto che il nostro protagonista deve molto semplicemente scansare una serie di detriti che gli vengono incontro. Quindi noi abbiamo il protagonista fermo in una unica posizione, il mondo che gli gira intorno, e attraverso l'orientamento del tablet oppure attraverso le freccette della tastiera lui deve stabilizzarsi e percorrere un percorso evitando i detriti per arrivare di volta in volta ad una stazione diversa. Le stazioni sono 3. Il primo, chi ha detto, scusa? Ma è un po' vintage, dai. Però hai fatto meglio. Sì. It's vintage, yeah. No. Anyway, the concept is very 80s. I have to admit it, yeah. But because I'm an 80 guy, you know. Anyway. We have lo scopo del gioco è evitare gli asteroidi, i detriti, e allo stesso tempo lo devi fare, diciamo, devi evitare di essere colpito, e allo stesso tempo devi toccare tutta una serie di elementi che sono collegati a delle informazioni aggiuntive, e più ne tocchi, ovviamente questi elementi possono essere legati a contenuti extra del film, come a piccole informazioni di natura contestuale riguardo l'esplorazione dello spazio, insomma, no? In un'ottica, diciamo, di info entertainment. E quindi molto semplicemente c'è queste 3 stazioni che finiscono con l'arrivare sano e salvo a terra. Chi lo fa raggiungendo il massimo dei punti nel più breve tempo possibile, i primi 1.000 vincono un biglietto. Vabbè, giusto un altro piccolo dettaglio: ovviamente il gioco richiede una registrazione per un accesso tramite un account social. Penso che ci siamo. Documento scritto, cioè? No. Se lo vuole lei. Penso che non siamo molto. Vabbè, dai, giriamo. Mi serve per aiutare qui. E vedate, dovete aggiungere qualcosa sul primo progetto? Sì. Ok. So. Allora, a differenza
Avremmo voluto inserire diverse opportunità in più nel nostro progetto, ma avendo fatto una vera rendicontazione delle spese, abbiamo limitato rispettivamente un piano di fattibilità. Dove... No. Ma la cosa più interessante, dove abbiamo tutte le figure professionali e dei relativi, insomma, prospetti di spese, che poi le spedirò, la cosa più interessante è che noi con soli 50.000 euro riusciamo a dare una visibilità unica, facendo un gioco forza sul rapporto noto, la comunicazione del format televisivo e il web. Logicamente i 50.000 euro sono solo la voce di costi della produzione del web documentary. L'eventuale premio del concorrente che vedrà realizzato il proprio sogno non rientra in questo budget. Allora, i numeri sono logicamente abbastanza, come posso dire, a seconda delle poche informazioni che abbiamo cercato, pensato di fare una prospettiva di spese, no? Innanzitutto sono paghe italiane. Abbiamo pensato a un production staff fatto molto semplicemente di un direttore di produzione e un direttore artistico. E il direttore artistico dovrà anche necessariamente essere il regista poi dei mini documentari, sempre per una questione di budget. Come si fa a scendere giù, raga? No, vai al lato e non mi esce. Allora, vabbè, volevo prima presentare. Ok, vediamo prima le figure. No, poi abbiamo pensato che sia necessario nella fase di pre-production un editor, un copywriter, un grafico per realizzare gli storyboard. Nella fase di shooting prevediamo tante voci, sono anche al negativo, cioè non utilizzate. Nella fase di shooting prevediamo un direttore della fotografia, anche cameraman, un secondo operatore, soprattutto per supporti di macchinari da presa, possibilmente un operatore Steadicam per cercare di creare un look cinematografico poi nei mini documentari, un attrezzista elettricista e un fonico di presa diretta. La fase più onerosa è quella di post-production, dove prevediamo un montatore video, un colorist, ma anche, insomma, operatore Final Cut per vari effetti, un sound designer che sia anche compositore, un fonico per il mix d'audio, un illustratore anche grafico, un web designer e un programmatore. Cercando di muoverci all'interno del budget di 50.000 euro, sono previsti circa 10.000 euro per la direzione e un tempo. Innanzitutto il progetto prevede 4 mesi di produzione. 4 mesi? Yes. Un mese di pre-production con una spesa minima di 3.000 euro. Un mese di shooting
due mesi di post-produzione. La fetta più grossa del budget, circa 20.000 euro, è sulla post-produzione, calcolando addirittura circa 5.000 euro di attrezzature e 5.000 euro di spese logistiche. È un progetto che sembra veritiero, ma in realtà è verosimile. Facciamo 10 minuti di pausa, così la daremo a Pietro. Però mi raccomando di stare nei 10 minuti, così. Where do the videos live? Anyone can contribute a video, correct? Chiunque può partecipare a un video. È una cosa semplice. Tutti mandano, user contingente la richiesta, yeah. Il messaggio. Il web vota le ambizioni di progetti più importanti. I primi sei, i sei più votati, diventano poi dei mini documentari che saranno collegate ai sei cantanti dei finalisti del X Factor. So it's everyone can contribute a video, then six rise to the top from the public votes from them, and then a mini documentary is made of those six people. And that's when the production. Okay. And then how do those six people relate to the show? E poi quelle sei persone le liste nei loro video finali. Come fanno a essere poi combinati con il programma? Allora, ogni storia viene legata, ogni storia viene legata a uno dei sei finalisti. Sì, questo l'abbiamo già, non ha capito in base a quali criteri. Ma già l'abbiamo pensato. Spazio ha quattro categorie. Under 25, the female and the male singers and the bands. So we have under 25 dreamers, yeah. Okay. Male, female and group. Okay. Ma queste quindi sono cose che dite all'inizio, cioè and quando scrive you, well, you have the possibility of vote every candidate on the site of this factor. On the broadcast, yes. During the broadcast. Yes. Okay. But because the budget is for our development of six finance. Okay, great. Yeah. Because everybody can participate during the three quarters of the program. And after the last phase is for the six finance. And just one more question, I think. The six finalists on the broadcast, they're not paired with anybody on the show, it's just happening, the voting for those six finalists is just happening during the broadcast. That's what I'm saying. I sei finalisti sul programma vengono votati esclusivamente sul programma, no? Sì, proprio tutto il contest si svolge durante il programma, che gli ultimi sei finalisti sono associati ai cantanti, quindi tu hai vissuto tantissime storie se hai voluto. Il programma supporta questa partecipazione. Dove i sei finalisti seguono le sorti dei sei cantanti e quindi tu hai seguito tutti. E poi stai lì a vedere la gara, chi va, come va a finire, non sei più tu a decidere. Ho la sensazione che c'è una mancanza di coordinazione della domanda. So you're asking for the six finalists in the show, as far as will also has through the votes in the web documentary, or? No. Just the voting for the six UGC finalists happens during the broadcast. Correct. That means the broadcast is the live broadcast? Yes. Oh, okay. Quindi, la votazione per i sei finalisti del web documentary si fa durante il programma live, cioè durante la puntata di X-Men. Sempre. Sempre.
quindi adesso all'interno del programma ovviamente sponsorizzata questi la copia di tutto vedi una sorta di crowdfunding prima di un contest poi ok so this is the group this part of the question yes the other group ok va bene allora facciamo che 5 meno 5 siamo qua ok Ivana ha dato il momento ragazzi, siamo quasi alla fine di questa lunga maratona oggi. Diciamo, abbiamo provato questo format, poi domani la lezione diventa di nuovo un po' più tradizionale, senza presentazioni. I think we should start by giving yourselves a round of applause because those were excellent ideas. Veramente con un bel applauso perché erano idee eccellenti. I for one know how difficult it is to come up with ideas in a matter of hours and I failed at it many times and those were excellent. So. Io stesso so quanto sia difficile trovare delle idee eccellenti in pochissimo tempo, quindi devo dire che avete fatto veramente un ottimo lavoro. So in the amount of time that you guys had, you couldn't have possibly covered all the ground. Quindi, chiaramente, considerando il tempo che avevate a disposizione, non potevate coprire, no, ogni singolo aspetto, era impossibile. So take my feedback with a grain of salt in that I'm going to try to find missing pieces in these ideas, but overall they were excellent. Quindi prendete il mio feedback così come va preso, insomma, nel tentativo anche di riempire magari quei vuoti, però cioè, quello che avete fatto è stato eccellente, davvero. So typically in this case I find the best way to give feedback is in terms of plus or positive, minus, negative, and interesting or considerations. Quindi nel dare il mio feedback mi piace in genere darlo dandovi un più, che è un positivo, meno, negativo, e poi le varie considerazioni. Ready? Pronti? So, X Factor. Quindi per X Factor. I really think that you guys, the positive, I'll go through the positive stuff first. Quindi vediamo prima gli aspetti positivi. I really think that you guys hit the spirit of the show, you hit that right on the head. Credo che siate riusciti davvero a cogliere lo spirito del programma. The property is all about dreams coming true and real people achieving you know, their lifetime dream or their goal, so that was excellent. Perché l'idea del programma è proprio quello comunque, di realizzare i sogni della gente comune, a priori, insomma, e questo è. As a result, I love the name My X Factor. I thought that it really roots it in real people. E quindi mi è piaciuto anche il nome, il mio X Factor, perché quello lo radica proprio all'interno delle persone, della vita reale. And the show itself is so aspirational, it gives people a chance to participate in that aspiration. E il programma in sé porta davvero ad essere di ispirazione, quindi questo format porta le persone a partecipare in quella forma di ispirazione. So great visuals, it really helped sell the idea, and opening with a trailer is always a smart idea. E quindi anche le immagini aiutavano a dare quest'idea, anche iniziare col trailer effettivamente è un'ottima idea. I really like how you use the same vote at home mechanism that the show uses so that you don't have to re-educate the user. E mi piace come avete mantenuto lo stesso sistema di voto, così non è necessario rieducare il fruitore. And the potential for people to share this with others is really high, I think, with an idea like this, because if you yourself have participated, you'll try to get your friends to vote or participate as well. E credo che ci siano anche le basi perché questa cosa diventi di diffusione, di massa, perché se io ho partecipato, dato la mia valutazione, porterò anche il mio amico o un parente o qualcuno a continuare a partecipare, no, al progetto. So if I was a creator of the show, oh, let me start over. I've been in this situation. I've been in the situation where you present an idea like this to a creator of a show. Allora, voglio innanzitutto dire che io stesso mi sono già trovato in una posizione come questa del dover presentare un progetto del genere ad un creatore di un programma. And they say no.
E mi hanno detto di no. Because it's not on brand with the show itself. Perché in realtà non è legato al programma in quanto tale. It's still a great idea, but you always have to be aware of the show format and the spirit of the show itself. Perché sì, può essere una grande idea, però bisogna sempre tenere in considerazione lo spirito, no, del programma in quanto tale. So branching outside of singing and into other real world dreams isn't X factor anymore. E quindi il fatto di uscire, ramificarsi in qualche modo e uscire da quello che è il format del programma in quanto tale, che è mirato al sogno del cantante, e quindi presentare altri sogni, esce dal format del programma. And in the spirit of the show format, you'd have to be careful not to position this as a web documentary, because the audience wouldn't really find that a sticky factor. E quindi a maggior ragione bisognerebbe stare attenti a non presentare il progetto come un web documentary, perché comunque non si relegherebbe più al programma, la gente non lo capirebbe, non sarebbe più legato. So essentially it's a congruent web series or a contest, something like that will be more attractive to the audience. Quindi perché sia più interessante per il pubblico deve restare sempre una forma di gara, di competizione. So another bullet I can fire at this is that people are inherently lazy. So UGC is very difficult. So what is difficult? User-generated content. User-generated content, che voi avete capito ovviamente. il fatto, no? Sì, lo usate, no? Okay. Re-elaborate what you said for me, please. People are inherently lazy. Okay, la gente non è fondamentalmente pigra, no? Non è pigra. They are fondamentalmente pigre, le persone. So getting someone to get off their couch, go record a video, upload the video, share it with friends, it's very difficult to do without a prize. E quindi è difficile che poi facciano il tutto per caricare il video, eccetera, se in cambio non c'è un premio. Let me see here. So the budget. I like how you broke down the budget, but what you're trying to achieve for the budget is too big. Mi piace come avete frazionato un po' il budget, l'avete organizzato, però ciò che state cercando di fare è troppo grande per il budget a disposizione. Even in Italian prices. Anche ai costi italiani, non ci rientrate. Anche ai costi italiani. I really like the way you broke everything down in post-production and all of that stuff. L'avete organizzato benissimo, questo sì. And maybe I missed some things, but you have to consider streaming costs, hosting costs, database management. Però ci sono altre cose anche da considerare, no? I costi per lo screening, per il hosting, la gestione, quindi c'erano anche altre voci da tenere in considerazione. And a big thing that we've always been burned on in this case is moderation. È una cosa che spesso e volentieri non si tiene in considerazione e poi ci si trova male, è proprio quella della moderazione. Yeah, and just on that note, you never know when someone's going to upload a video of their penis and then the whole thing goes bad. Perché non si sa mai se poi uno carica un video in cui mostra il proprio pene e poi va tutto a rotoli, no? Non si può sapere che cosa succede. So some things to consider. Quindi alcune cose da prendere in considerazione. Let me just read this over. So, paralleling the competition on the show with a congruent web competition might be too much for a viewer to process and handle. E quindi il fatto di combinare, di abbinare il programma televisivo con una competizione web altra, insomma, potrebbe essere anche un po' troppo per lo spettatore. Especially if you only have the broadcast window to communicate this. E soprattutto se si ha solo il programma televisivo per comunicare che questo sta avvenendo. I would consider a mechanism where you do something online, it could be create a video, but then you put your popularity as points behind a person on the show. Does that make sense? Not yet. Okay.
we've created online properties where the way you affect the show broadcast is you use behavior online to put accrue points towards people on the broadcast. Does that make sense? Like, your online behavior gets you points. So you upload a video, it's popular, you get points, but then you put the points towards somebody on the show. Oh, so that links the show and your online behavior. So quindi l'idea è praticamente che tu fai un video tuo personale in cui balli e fai quello che ti pare. Per esempio prendi 10.000 like, diciamo, o 10.000 visualizzazioni, quelle 10.000 tu le puoi attribuire ad uno dei partecipanti allo show, capito? Quindi praticamente lo usi, tu sei un supporter del personaggio X e dai i tuoi 10.000 like a quella persona. There's just a loose connection between the online participants and their dreams and the broadcast participants. You need to tie those two things together. Quindi perché siccome c'è una connessione un po' blanda tra diciamo i sogni e le aspirazioni di quelli a casa e le aspirazioni di quelli nel programma bisogna trovare un modo per congiungere. And finally, the timeline visual is really smart. I really like the visuals in this presentation. E mi è piaciuta anche insomma come è stata presentata il timeline, quindi le immagini così come l'avete progettato era davvero fatto molto bene. But something that would be probably more appropriate could be like a real-time visualization of popularity or something like that. A timeline might not be the most appropriate visual. Però forse il timeline in quanto tale forse non è la cosa più appropriata, forse sarebbe più appropriato indicare più la popolarità, per esempio, no? Di quanto sta diventando popolare o apprezzato dal pubblico. E loro avevano proposto la barra con la fila. But overall, great idea, great concept. Però davvero una grande idea. Alright, se avete delle domande, poi alla fine così andiamo, facciamo. Anzi, se avete delle domande, So gravity. You're coming. Yeah. From a presentation standpoint, it's always a good idea to reiterate the challenge up front. So that was good. E quindi è sempre importante ribadire il fatto che era una grossa sfida. E in quanto grande sfida, il lavoro è presentato è stato buono. And I think the timeline was very accurate for a real world. It would be 4 weeks before, leading up, you have the movie launch, 2 weeks after, get people in the theater. Anche il timeline che avete presentato chiaramente era estremamente realistico, quindi le 4 settimane prima della distribuzione del film, durante la distribuzione, il post, eccetera, quindi ci stava tutto. And saving money for budgeting is really smart, or saving budget for marketing. Very smart. E risparmiare il budget per il marketing chiaramente è intelligente. We've been in a situation before where we put all of our effort into a game and then had no one see it. E ci siamo trovati in situazioni dove abbiamo investito il tutto proprio nel creare il gioco, nel produrlo e poi nessuno l'ha visto perché non c'erano i soldi finali per metterlo sul mercato. I think Unity is an appropriate technology for this. Platform. E credo che Unity sia un programma utile per questa piattaforma. But consider that it takes time off of your timeline and ultimately less time to work on the game because you have to deal with the App Store. Però effettivamente si prende una fetta del tempo nell'organizzazione del tutto, quindi bisogna anche valutare questo poi. So I mean, if you can do something in HTML5 as a microsite, it's always better. HTML5. It's just less barrier to entry, but it depends on the game. Dipende dal gioco. So I guess the critique of this idea is that free tickets also cost money. Forse l'aspetto diciamo negativo sarebbe il fatto che anche i biglietti gratuiti però costano, so hanno un costo.
it's great to challenge people to fight for these free tickets, but once those are gone, how do you continue to get people into the theater? Quindi è ottimo incoraggiare le persone a entrare in una gara, in una competizione per avere questi biglietti gratuiti, però una volta esauriti quei biglietti, come si fa a invogliare la gente a continuare ad andare al cinema? Maybe tie it with a live event to bring people close to the theater or something like that could have been. Forse l'idea di legarla ad un evento reale, a qualcosa di, a un altro evento poteva essere, no, un'idea. Or potentially partnering with the theater itself for, you know, something with less markup, like popcorn or something, a coupon for popcorn, that kind of thing will bring people out to the theater and doesn't cost the property money. O forse un'altra idea poteva essere quello di trovare un accordo con la struttura stessa e offrire popcorn gratuito o qualcosa del genere, quindi aveva costi inferiori, però almeno continuava ad invogliare la gente. Mm-hmm. Yeah. So the social shares in this idea could be very powerful. Challenging a friend to beat your score, maybe you can share the closest theater with that share. E quindi anche qui la condivisione sociale chiaramente ha una forza, una sua importanza, quindi il fatto di invogliare l'amico a partecipare allo stesso modo, andare nel cinema più vicino, eccetera, eccetera. The other critique I've had on, let me start again. Oftentimes I've pitched a game and haven't thought the game mechanics through, and you guys didn't have a lot of time, but yeah. So they're lacking in the mechanics of the game? Yeah, I'm going to critique the game. Okay. Yeah. Quindi fondamentalmente adesso diciamo l'aspetto negativo forse era proprio nella come il gioco è stato strutturato, però ancora una volta non c'era molto tempo a disposizione, questo lo devo dire. So you can't spoil anything in the game if somebody's playing it. Can't be a spoiler for the movie. Like ruin the plot line. E quindi è chiaro che il gioco non può rovinare e poi il non può anticipare quello che è la storia del film, no? Quello che vai a vedere al cinema. Yeah. Avete rivelato troppo in realtà. So in this case I think it would be powerful to position it as how long would you last in space or something that can be infinite. Quindi forse l'idea poteva essere più quanto tempo puoi sopravvivere nello spazio e quindi rendere un'idea un pochino più verso l'infinito. So the game mechanic then becomes the amount of time that you last, and that can go forever and ever and ever, and somebody will always try to beat that top score, and it the game will never end, essentially. E quindi se si dà più il concetto che il gioco è interminabile, è infinito, e hai sempre il desiderio di superare quell'infinito che poi mai arriva, fondamentalmente il gioco non finisce mai. So the challenge of the game is to challenge someone else to last in space. Last longer than you, yeah. Ha detto di sfidare l'avversario a durare nello spazio più. Così, il più tempo possibile. Rimane attaccato alla trama del film Gravity, però non svegli niente della trama del film. Then you don't have to worry about adding new levels or people making it too easy or too difficult. It just goes forever. E quindi a quel punto non c'è neanche più il problema di dover aggiungere altri livelli o renderlo più difficile, cioè va avanti e basta, da solo. And I call them last man standing contests. Last man standing contests are obviously very popular. You've seen people, you know, touching a car and the last person to touch the car wins the car. This idea has the potential to do that. The longest person that stays in space, the winner. E sono quelle tipiche gare che fondamentalmente rimangono sempre perché è l'ultimo uomo, no, che rimane in piedi fondamentalmente, è quello che poi rimane lì ad interim, si riesce ad andare avanti. And finally, if I was a filmmaker, the icing on the cake would be an idea to monetize the game. E se fossi un filmmaker, diciamo che la ciliegina sulla torta sarebbe quello di capire come monetizzare il gioco. So in this type of a game you could really have an opportunity to ask people to pay 99 cents to last longer in space for this special power. E quindi si può arrivare a chiedere, non lo so, 99 centesimi al giocatore per poter durare più a lungo nello spazio. And if I was the filmmaker I'd be like, oh, okay, I can make money on the game, I can make money on the movie, everybody wins. E se fossi il filmmaker direi allora posso fare soldi sul gioco, sul film, e alla fine si vince tutto, no? Nice.
That's it, that's what I have. Great idea. Grande idea comunque, bella idea. Allora, se ci sono domande, altrimenti sono le 5.25, ci vediamo con Pietro domani mattina quando farà la presentazione di Secret Location, la filosofia di lavoro di Secret Location, è una lezione, diciamo, come quella che abbiamo visto ieri, ma da un aspetto completamente diverso, cioè della trasformazione digitale. Domande? Ma chiede lui se siete stati utili. Fosse in qualche modo un reward per l'utente, cioè noi volevamo creare un gioco che non fosse, come dire, un giochino, ma che fosse un gioco immersivo, molto, come dire, avvolgente, come avvolgente il film di Barbie. Questa è un po' absolutely. Unity is very powerful, and it's not only powerful as a game engine, but also it's powerful to publish in multiple platforms. È un motore molto potente. That's a very smart platform to use. But what I'm warning, my warning comes from experience where you have a game that's in the app store. Now I see a poster and I go, okay, I've got to go to the app store, download the game, open the game, instead of a site that I can just copy and paste, share with you. I'm just So a website is more shareable than a game. Quindi un sito web è più facile da condividere rispetto a un gioco che invece bisogna poi scaricare sulla, no, tramite l'applicazione e andartelo ad aprire, eccetera, eccetera. And really it's the mobile audience that you would be losing, that you would be jeopardizing with a platform like Unity. E quindi con una piattaforma tipo Unity si sta perdendo l'utente ed è più quella della mobile, no? Delle smartphone. Just something to consider. Giusto qualcosa da prendere in considerazione. Va bene. Grazie. A posto. Grazie.